Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara Cucine Lube Civitanova Widiu Verona, valevole per gara 1 dei quarti di finale playoff Scudetto. Grazie a coach Dario Simoni e a capitan Raffa per la disponibilità e la presenza. Coach, partiamo come sempre dall'analisi della partita che ci attende, una gara comunque importante che apre questa nuova fase del campionato. Sono i playoff, quindi chiunque avremmo incontrato sarebbe stata una gara, si presenta comunque come una gara difficile, una gara importante, fatta fuori casa contro una squadra che non è una squadra ma sono due, nel senso che durante la partita possono cambiare tranquillamente l'opposto, possono cambiare gli schiacciatori, possono alternare i centrali, quindi ha una panchina veramente lunga in grado di cambiare le sorti di una gara, quindi sarà sicuramente una partita tosta, importante. Una Widiu Verona che comunque arriva un po' col vento in poppa, diciamo, grazie alle 7 vittorie consecutive che ha ottenuto nella fase conclusiva della regular season, quindi diciamo il morale è alto, però l'attenzione è rivolta ai minimi dettagli, perché in queste partite non è concesso alcun tipo di distrazione. Come avevo detto nella precedente conferenza stampa, era importante vincere contro Cisterna, anche se dal punto di vista della classifica non contava, per noi era importante consolidare le nostre sicurezze e presentarsi ai playoff con delle certezze, non con dei dubbi o dei timori rispetto a magari un risultato negativo. Siamo stati veramente bravi, molto concentrati, molto attenti contro Cisterna, abbiamo giocato secondo me 3 set di altissimo livello e ci hanno dato qualche sicurezza in più. Ovvio che questo non vuol dire essere certi di andare a Civitanova e vincere la partita, però siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Avete giocato non tantissimo tempo fa con la Lube, su cosa avete migliorato rispetto alla precedente volta che vi siete incontrati? Abbiamo lavorato tanto sul nostro muro, tantissimo, e sulla ricezione, battuta ricezione. Alla fine battuta ricezione, come vi ho già detto, è quello che secondo me fa quasi sempre la differenza e dopo da lì scaturisce proprio tutto il nostro gioco, dalla battuta scaturisce la qualità del muro e la qualità della difesa, e per ciò che riguarda la ricezione abbiamo qui poi un esperto del palleggio, la possibilità del palleggiatore di davvero di potersi esprimere, di contare durante la partita, perché se la ricezione è sempre sui 5-6 metri, quello che può fare il palleggiatore è solo disegnare una parabola alta per lo schiacciatore, niente più. Se la ricezione risulta essere già sui 3 metri, dai 3 metri a rete, il palleggiatore può davvero costruire dal punto di vista tattico una gara. Grazie. Per quanto riguarda invece la situazione, da una parte abbiamo la Lube, comunque ha fatto una stagione un po' altalenante, e voi che avete fatto un super exploit. Che partita vi aspettate? È difficile, una partita dura. In Champions Zaitsev ha sfoderato una prestazione incredibile, incredibile. È un giocatore che si pensava, forse qualcuno pensava che sì, è sul viale del tramonto, è finito. Assolutamente no, ha giocato una partita stupenda. Jant, anche lui ha giocato benissimo la partita di Champions, quindi poi De Cecco non è inutile spendere delle parole per questo palleggiatore straordinario. Ci aspettiamo una partita dura, loro vorranno assolutamente vincere subito dopo la delusione di Champions e ci aspettiamo, insomma, dobbiamo resistere all'onda d'urto che ci investirà soprattutto nel primo set. Grazie, ti faccio una domanda che ci è arrivata dai colleghi. La Lube in settimana è stata eliminata dalla Champions League, però dopo una partita veramente appassionante e estenuante. Secondo te, dal punto di vista sia fisico che mentale, questo può incidere sulla partita loro di domenica, oppure, essendo una squadra comunque abituata a calcare palcoscenici importanti, non si farà distrarre da questo tipo di situazione? Allora, bisognerebbe essere davvero dei maghi. Possono succedere le due cose: una Lube delusa che arriva alla partita stanca ed è motivata, ma non sarà così secondo me. Io mi aspetto una Lube arrabbiata, molto determinata, con la voglia di riscattarsi subito davanti al proprio pubblico e di conquistare tutta l'intera serie. Questo mi aspetto dalla Lube. Ok, grazie. Allora passo già la parola a Capitan Raffa.
Capitano, allora abbiamo detto 7 vittorie consecutive per arrivare al meglio in questa nuova fase playoff. Dall'alto della tua esperienza, tu che hai vinto tanto, tu che hai affrontato tante volte questo tipo di partite, cosa hai detto ai ragazzi che comunque molti di loro, anzi la maggior parte, affronterà per la prima volta una gara così, così importante, così probante? Sinceramente è la parte più bella del campionato. Noi lavoriamo tutto l'anno sognando, tra virgolette, con questi momenti, di poter arrivare ai playoff, di poter avere diciamo chance reale di poter giocare con gli altri alla pari, cioè con lo stesso livello. E quindi è una squadra che adesso è consapevole di quello che si può fare, stiamo lavorando tantissimo, rispettiamo tantissimo le altre squadre, ma non abbiamo paura di nessuno e vogliamo i risultati positivi. Stiamo lavorando tantissimo tutti insieme per migliorare ancora di più e poter arrivare in questa prima partita nel nostro migliore diciamo modi possibili e quindi ci aspetta una partita molto difficile, ma siamo molto motivati, carichi. Buongiorno coach Napoli. Buongiorno. E ha detto che vi aspetterete una Lube molto arrabbiata per l'uscita dalla Champions, tra l'altro con un Zaitsev stellare, e questa sarà un'arma in più per gli avversari. Sì, beh, decisamente. Poi l'aspetto motivazionale è sempre molto importante. Loro sono una società nobile, una società che ha sempre fatto grandi risultati e essere usciti dalla Champions per loro è sicuramente una cosa che li ha feriti, e come un animale ferito reagirà, secondo me. Domenica sarà davvero dura. Noi come stiamo? Come stanno i ragazzi? Stanno tutti bene? Tutto a posto? Stiamo bene, anche perché se non stessimo bene non ve lo direi, ma comunque stiamo molto bene. Quello che si percepisce è la voglia che arrivi domenica. Li alleni, ma sembra proprio che siano come pronti solo per quella partita e siano ansiosi di giocare questa partita. Quindi vivono nell'attesa di domenica. La differenza rispetto al campionato è che questa però sarà una serie su al meglio delle 5 gare. Questa che differenza può fare? Cioè serve ritmo partita, rimanere concentrati non solo su una partita ma in prospettiva di affrontarne diverse? Sì, sono due cose diverse. Il fatto che giocheremo domenica, mercoledì, domenica, quindi una cosa che per quest'anno è un pochino nuova. Quindi per alcuni nostri giocatori è una cosa che non hanno probabilmente mai vissuto, e bisogna dimenticare subito la partita precedente e pensare immediatamente a quella successiva e tenere dal punto di vista fisico per l'intera serie. E un'altra cosa volevo chiederti, la squadra spesso ha dimostrato di partire con un grande sprint e poi però in alcune partite ha subito il ritorno degli avversari e riuscendo però alla fine a spuntarla. È ovvio che con squadre come la Lube diventa pericoloso. Avete lavorato su questo aspetto in modo da, come dire, essere più cinici e cercare di chiudere subito il match? Ma è difficile lavorare su questo aspetto, davvero. Quello che è rado, sul quale Rado insiste durante tutto l'allenamento è proprio quello di, e lì è molto bravo, di far mantenere la concentrazione alla squadra per le 2 ore di allenamento, da quando si inizia con il semplice gioco del bagherone alla battuta ricezione. È lì quello che secondo me fa davvero la differenza, un allenatore che resta col fiato sul collo per tutte le 2 ore su tutti i giocatori, è l'unica arma che abbiamo. Domanda per Rafael. Ciao Rafael. Ciao ciao. Verona ha vinto con tutti tranne che con Taranto e Perugia, che sono un po' gli opposti della classifica. Questo cosa significa? Il primo punto secondo me significa che il campionato italiano è veramente molto forte. E quella è la cosa più bella di questo campionato, della Superlega soprattutto, che ci sono squadre che possono vincere contro tutti e quindi si è visto in questo campionato di nuovo.
Queste sconfitte, soprattutto con Taranto, ci ha insegnato tantissimo e questo serve per una squadra che in quel momento stava crescendo e cresce ancora tantissimo ogni giorno, ma ci ha servito tanto e quindi la cosa più importante sono due sconfitte. Ovviamente volevamo vincerle, però di nuovo ripeto, è veramente sconfitte che ci fanno crescere. Adesso cominciamo una parte del campionato che purtroppo non conta più nulla, no? Nel senso che abbiamo fatto 7 vittorie incredibili di fila e che per adesso purtroppo non possiamo portarle avanti in questo momento. Adesso si comincia da zero, però con una motivazione in più, con obiettivi molto chiari in testa di tutte le squadre, quindi come diceva Dario, non vediamo l'ora di arrivare domenica e poter cominciare questi bellissimi playoff. La differenza è adesso che bisognerà dare tutto non solo in una partita, ma bisognerà essere al top per più partite. Questa sarà forse un po' la difficoltà che la squadra affronterà, che come si è sempre detto ha alcuni elementi molto giovani, forse questo costituirà una difficoltà a riuscire a mantenere quel livello per più partite di fila. Quella è la sfida più grande, secondo me, poter mantenere, durante tutta la stagione è già molto difficile, e poi adesso è un periodo corto di 2 settimane, mantenere lo stesso livello, anzi spingere ancora di più ogni partita, perché diventa ogni partita più difficile, ci studiano ancora di più, il calo fisico, il calo mentale, tutto quello conta, e quindi ma come diceva Dario, adesso stiamo lavorando, che è molto difficile in questo senso, di poter essere 100% concentrati per 2 ore, 2 ore e mezza durante l'allenamento, di poter ricordare in allenamento questi momenti che captano in partita, di poter cercare di vivere il più vicino possibile in allenamento questi momenti. Quindi sicuramente nella parte mia, che sono il più grande di questa squadra, di poter aiutarli in questo senso sicuramente sarà un lavoro che lo so già e cercherò di fare nel miglior modo possibile. Quanto pensi che possa influire il partire fuori casa e quindi non avere dietro il grande pubblico di Verona? Tantissimo. Il pubblico qui a Verona è, di nuovo, è quello che diciamo sempre lì in campo, è un giocatore in più. Giocano sempre insieme a noi, poi l'atmosfera che si è costruita in questi ultimi mesi qua nel palazzetto, con tante persone che tifano e giocano insieme a noi, è veramente una cosa che non si può non vederla, no? E quindi adesso ci tocca cominciare lì a Civitanova, cercheremo di... solo un parentesi, sono sicuro che verranno anche i nostri tifosi lì, e quindi anche se sono 10, 20, 100 saranno con noi e ci daranno una carica incredibile, questo sono sicuro. Quindi cercheremo di giocare lì come se fossimo qui al Palo Olimpio, quindi sarà difficile, però molto bello anche, quindi siamo molto carichi e motivati per questa prima partita anche fuori casa. Grazie. Prima di concludere do un paio di comunicazioni. Ricordo a tutti che sono aperte le vendite per gara 2, che è in programma mercoledì 22 marzo alle 20:30, quindi è possibile acquistare i biglietti sia online sul sito di Ticket One oppure in sede di Verona Volley dal lunedì e martedì prossimo dalle 9 alle 13 oppure su appuntamento nel pomeriggio. Inoltre anticipo già che mercoledì sera, in occasione della partita appunto contro la Lube in casa, l'associazione Abeo sarà protagonista di un'importante iniziativa, perché venderà le sue uova di cioccolato per il periodo pasquale, quindi chiunque volesse fare una donazione per contribuire appunto a questa importante iniziativa sarà libero di farlo all'ingresso del palazzetto o in uscita, quindi accorrete numerosi anche per questo tipo di iniziative che sono sempre molto lodevoli. Io ringrazio il coach Dario Simoni per la disponibilità e anche il capitan Raffa e auguro una buona giornata a tutti. Grazie. Sì.